ci sarà il momento in cui dobbiamo prendere le statue insieme con le reliquie. Prima saranno prese le reliquie e poi le statue per essere messe dietro l'altare. Voglio dare alcuni avvisi. Questo giorno del 1° settembre segna l'apertura per noi di un cammino da fare, grazie a Dio anche quest'anno, nella comunità parrocchiale nella città di Alberobello, per accogliere ancora e nuovamente i pellegrini che verranno in questo santuario. Ma noi stessi sentiamoci pellegrini, viandanti, camminatori nel seguire Gesù, con l'aiuto, la protezione e il modello dei santi martiri Cosma e Damiano. Questo mese di settembre prevede l'apertura della novena il giorno 17 settembre e in quell'occasione, nella messa della sera, il nostro seminarista Tommaso Greco prenderà il cosiddetto, farà l'ammissione agli ordini, a quei gradini di preparazione al sacerdozio. Ci sarà il vescovo ad aprire la novena con questa celebrazione, l'ammissione agli ordini sacerdotali sacri, che avviano poi all'ordinazione sacerdotale del nostro seminarista Tommaso Greco. Voglio invitarvi tutti quanti non solo a partecipare alla novena, ma anche a questo primo giorno, e pregare per lui, perché il Signore lo aiuti a scegliere appunto la sua strada, la sua vocazione. Poi seguiranno i giorni della predicazione della novena fino al giorno 25. Dal 18 al 25 avremo il padre predicatore, un padre sacramentino che celebrerà tutte le sere e sarà a disposizione durante la giornata anche per le confessioni e la direzione spirituale qui in mezzo a noi, approfittiamone. Padre Santi Rizzieri, c'è stato qua qualche anno fa questo padre sacramentino che ritorna in mezzo a noi a prepararci alla grande festa dei Santi Medici alla fine di questo mese. Le statue che ora vengono prese e messe dietro l'altare rimarranno, come sapete, fino ad ottobre, alla fine di ottobre, fino al 31 ottobre. E allora, mentre i portatori delle statue si preparano, noi cantiamo l'inno ai Santi Medici e poi concluderemo con la benedizione finale della Santa Messa. Alla sorte.
col concetto ai santi medi chini contiamo, alziamo la voce d'un sol concetto ai santi medi. Insieme la preghiera ai nostri santi martiri Cosimo e Damiano, con tutta l'umiltà del nostro cuore e con tutto il nostro affetto, vi onoriamo e veneriamo, o santi martiri Cosimo e Damiano, e con la Chiesa universale, greca e latina, vi rendiamo tributo di lode e di gloria. Noi siamo certi, o gloriosi martiri, che in premio dei vostri meriti il giusto e pietoso Dio vi ha dato una grande gloria e potenza nel cielo, allo scopo di proteggere i vostri devoti qui sulla terra. Noi non cesseremo di invocarvi continuamente con la Santa Chiesa in tutte le nostre necessità spirituali e temporali. Voi che viveste in questa terra, esercitando l'arte della medicina, con ammirabile carità e sacrificio, curando le infermità più insanabili e le malattie più pericolose, non tanto per mezzo di medicine e di arte, ma con l'invocazione del nome di Gesù Cristo, volgete su di noi, miseri e tribolati, i vostri occhi pietosi,
e vedendo quante malattie qui ci assalgono e quante tribolazioni qui ci rattristano, siate più solleciti ad aiutarci. Assisteteci nella malattia e in tutta la vita nostra, e non lo domandiamo solamente per noi, ma per tutti i nostri parenti, per le famiglie, per tutti gli uomini, affinché, guariti dalle infermità dell'anima e del corpo, possiamo dare gloria a Dio, testimonianza ai fratelli e onore a voi, nostri santi, avvocati e protettori. Amen. Ora le statue devono essere messe sulla base dietro l'altare, mentre adesso ascoltiamo alcuni brani eseguiti al nuovo organo. L'altro giorno è venuto il maestro Zanin ad accordare le due composizioni delle canne, una che sta sulla porta e l'altra dietro l'altare della Madonna dove sta Gesù bambino, Maria bambino. E quindi adesso la maestra Grazia Salvatore ci farà sentire un po', ecco, la potenzialità di questo organo con alcune musiche, alcune esecuzioni.
ringraziamento non solo per la maestra ma anche per tutta la comunità, perché avendo questo organo possa questo strumento aiutare le nostre preghiere, a lodare il Signore, a vivere la nostra vita cristiana, lodando sempre il Signore e facendo quello che il Signore ci vuole dare a tutti quanti noi. Adesso concludiamo questa celebrazione con la benedizione, con le sante reliquie dei Cosmi, dei nostri santi Cosme e Damiano, che stanno qui sull'altare. Preghiamo. Signore Padre Santo, noi ti glorifichiamo perché nella tua bontà hai colmato i santi Cosme e Damiano dei doni del tuo Spirito, esaltandoli in mezzo al tuo popolo come modelli di vita cristiana e ambasciatori presso la tua misericordia. Per la loro intercessione ti chiediamo di rendere ferma la nostra fede, salda la speranza e ardente la carità. Concedi al tuo popolo, Signore, la salute del corpo, la consolazione dello spirito, difesa nei pericoli, sicurezza nel lavoro, sollievo nel dolore, serenità nella famiglia, pace e concordia nella comunità e nel mondo intero. Accogli i voti e le preghiere che in unione con i santi Cosma e Damiano, nostri patroni, oggi ti presentiamo con fiducia filiale. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Buona serata a tutti.
e l'occhio della donna. Diciamo che... Ok, perfetto. Pronti? Fermi. Beh, ah, va, sono un po' l'ombra. Grazie.